tutti, sono Francesco Martelli, titolare della scuola di pesca www.martellifrancesco.it e oggi parleremo del bollentino inline drifting, una variante tecnica che si accosta al bollentino. Light drifting, in che cosa consiste fondamentalmente? Consiste nel pasturare a base di varie esche come sardine, alacce, triturate a pezzetti, di gettare in acqua questi frammenti di pesce e farli scorrere in corrente insieme alle esche delle nostre canne. Che cosa occorre per praticare il light drifting? Occorrono delle canne naturalmente abbastanza morbide, morbidissime, flessibili per intendersi, ad azione diciamo medio progressiva, cioè abbastanza ripartite. E queste canne hanno il compito, grazie alla loro flessibilità, di ammortizzare le fughe del pesce. Questo perché? Perché noi utilizzeremo delle lenze di ridotto libraggio, ad esempio massimo un 0,28, un 0,26, un 0,25. Io spesso e volentieri utilizzo lo 0,20, lo 0,21, prima mettevo lo 0,18,8, lo 0,16 a volte, però tanti pezzi li perdevo, tanti pezzi per intendersi, dico pesci d'Italia come palamite, tonnetti alletterati, pezzi anche di 2, 3, 4 kg. Per cui con lo 0,20, io credo che con lo 0,20, con lo 0,23, con lo 0,22,5, 0,23,5, insomma siano delle lenze ottimali per poter pescare le palamite al light drifting, palamite, tonnetti alletterati, un po' tutti i pesci. Perché con il light drifting, bollentino light drifting, prendiamo tanti pesci? Tanti pesci in corrente, e perché? Perché grazie all'azione graduale della corrente che cade nelle immediate vicinanze della barca e poi vengono trasportate dalla corrente del momento, ecco, su questa pastura ci vanno, oltre che i pesci pelagici come palamite, tonnetti alletterati, sgombri e tante lampughe e tanti altri pesci, ci vanno anche occhiate, tanute, orate, saraghi, un po' di tutto, diciamo, ecco, escluso naturalmente i pesci quelli che stanno sul fondo, come pesci cappone, come gli scorfari rossi, oppure delle galinelle, tutto quanto. Questo però dipende, perché il light drifting può essere fatto in vari modi, cioè la tecnica per finire, cioè il light drifting si può fare in vari modi. Innanzitutto con la lenza in bobina di un certo diametro, io utilizzo 1,025, poi il finale vero e proprio che è 1,020 con degli ami, e questo lo vedremo dopo. Dunque, la tecnica dell'eye drifting la si effettua in questo modo: una canna sui 4 metri, 4 metri e 20, 3,90, intorno ai 4 metri è la lunghezza ideale, però si possono prendere anche, dipende anche dall'imbarcazione in uso, sulle piccole barche possono anche utilizzare canne da 3 metri, però la canna più lunga è e meglio si controlla il pesce. Io con la mia barca di 7 metri utilizzo canne intorno sui 4,20, ecco, diciamo, e considerando, diciamo, in bobina, inserendo allora canna su 4,20 m, il mulinello deve essere come taglia un 4.000, un 5.000, anche un 6.000, però che abbia doti, che abbia delle frizioni, diciamo, serie, veramente millimetriche. In bobina utilizzeremo uno 0,25, perché è un po' un compromesso, uno 0,22 sarebbe un po' troppo fine, è più elastico, ammortizzerebbe meglio le fughe dei pesci pelagici, però nel contempo è anche un po' fine, diciamo. Uno 0,25 io dico che rappresenta un po' l'ottimale, anche poi sulle memorie, insomma, del monofilo, tutto quanto. Allora, 1,025 in bobina di un mulinello del quale abbiamo già descritto un po' le caratteristiche,
e poi il finale vero e proprio, che è circa 2 metri e mezzo, 3 metri, fluorocarbon dello 0,020, 0,225, eccetera. A termine del quale andrà fissato un amo 0, 30, 20, 20 o 30. Se noi utilizzeremo un amo unico con il rinforzo di circa 15 cm, 15-18 cm da applicare alla sardina. E poi ci sono altri finali, io utilizzo quello con il finale a tre ami, con tre ami del numero 1, perché con tre ami? Perché tre ami ha un effetto micidiale in pesca, perché oltre alle palamite, tonnetti alletterati, lampughe ed altri pesci pelagici, ci consente di prendere, di pescare anche occhiate, tanute. All'high drift appunto si pesca, si va nella zona, nello spot. Abbiamo bisogno di un ecoscandaglio, di un ottimo ecoscandaglio. Io utilizzo l'Hummingbird, l'Helix 10, il CIRP, Mega DI, un imaging. Tutta la qualità di questo strumento mi consente una visione perfetta di quello che io vedo sotto la mia barca, con una certa gradazione. Utilizzo di solito ci sono diverse scale di valori in CIRP, io utilizzo, diciamo, largo, un 140-200 è un largo, è praticamente un'emissione di ultrasuoni multibanda con una frequenza di circa 42 gradi, cioè, ecco, 42 gradi abbiamo un'ampia visione del fondale, del substrato del fondo, e anche nelle parti intermedie che a noi interessano, sia per la palamite, per i tonnetti alletterati, per le lampughe e per altri pesci. E sul fondo interessa a noi vedere sul fondo che tipo di pesce c'è, insomma, se sono la nostra esperienza ci guida, si sa, insomma, ci sono tanti pesci disturbatori che si mischiano insieme con delle tanute, con delle occhiate, con dei saraghi, però ci sono anche tante boghe, tanti piccoli tanuti, ecco, quelli sono i pesci disturbatori che a noi danno fastidio per la nostra azione di pesca. Ecco, come sonar, diciamo, sonar GPS, che ci consente di andare nello spot, visualizzare bene la zona e fermarsi laddove sono concentrati questi pesci. E poi che cosa facciamo? Ci ancoriamo, ne montiamo le canne, e che cosa dobbiamo fare? Se noi abbiamo un fondale di circa 35-40 metri, un fondale di 35-40 metri, posizioneremo le nostre canne per vedere di intercettare i veri pesci, tutti i pesci che sono ubicati in questo interstrato d'acqua, come per esempio se sono vicino alla superficie ci sono le palamite, stanno nei punti intermedi dell'acqua, se sono circa sui 40 metri loro stanno sui 15, 18, 20 metri, ormai diciamo la fascia, la mezzeria, la fascia mediana già preferita dalle palamite. E poi dopo se vediamo altri pesci, tutto quanto, dobbiamo posizionare la canna armata con una lenza fermata con uno stopper, poi il galleggiante scorrevole, galleggiante da 25 grammi, 30 grammi, 40 grammi fino a circa 50-60 grammi, ma io dico 25-30 grammi va già bene, perché il peso, siccome deve sostenere il peso di una sardina che sarà su 10-15 grammi, e allora poi anche c'è anche un po' quei 2-3 grammi o 4 grammi o 5 grammi, dipende dalla zavorra, dipende dalla corrente, necessariamente dalla corrente. E allora questa lenza che noi mettiamo in acqua con la canna, la prima posizioneremo circa 3 canne o 4 canne anche. Nella prima canna manderemo su 40 metri di fondo, la prima canna la metteremo sugli 8-12 metri, la seconda canna la posizioneremo sui 14-15 metri, la terza canna sui 20-25 e l'ultima canna a scorrere sul fondo. Se sono circa sui 35-38 metri, la manderemo intorno ai 30 metri, perché aumenteremo la zavorra leggermente, secondo
secondo, ma anche perché dipende anche questo movimento delle correnti, perché possono essere sia a livello superficiale, ma anche che agiscono anche nei tratti, negli interstrati d'acqua, sulla mezz'acqua e via discorrendo. Fatto questa operazione, posizionato con degli stopperini, insomma stopperini quelli della Nakajima, io dunque li faccio da me con del filo da poliestere, quello diciamo che utilizzano le nostre donne per il cucito, ecco, quello lì va bene, un colore rosso perché è ben visibile, diciamo il galleggiante diciamo alla distanza voluta, 15 metri, poi ci devo considerare anche circa 3 metri di finale per farlo scorrere in corrente con circa con 2 grammi di piombo, posizionato a circa, naturalmente a circa 3 metri, ma la distanza è posiziono questi 2-3 grammi di piombo con la trigirella per avere diciamo per evitare tutte quelle torsioni che possono subentrare sia con le correnti sia quando tira il pesce. Utilizzeremo un fluorocarbo, appunto abbiamo già detto fine, molto fine. Io utilizzo questi monofili e questi fluorocarbon della P-Line perché sono dei prodotti veramente eccellenti. Eccoli qua, le scatoline sono queste. Io vado solo con giapponesi di ultima generazione in fluorocarbonio purissimo, che dà delle soddisfazioni. Questo diciamo è per la mainline, il CXX della P-Line, eccolo qua, e lo Shinsei, questo è veramente un altro tipo di, sempre della P-Line, di fluorocarbonio purissimo, con il quale io dunque lo metto alle orate perché utilizzo finali 0,28, 0,31, 0,32, 0,35. Poi abbiamo come mainline, abbiamo anche nelle varie colorazioni del CXX, un filo di ridottissima memoria, è un molto molto forte, molto tenace e nel contempo è anche molto molto elastico.